Ci troviamo a Taranto, in una zona estremamente degradata, ma ormai il degrado a Taranto si trova per ogni dove. Siamo precisamente in via Dalò Alfieri, angolo via Diego Peluso. Beh, basti considerare, basti vedere lo stato del manto stradale e vi farete subito un'idea delle condizioni in cui si trovano gli abitanti della zona, in cui si trovano gli esercizi commerciali che insistono nella zona. Il manto stradale, dicevo, è davvero un percorso di guerra. Sembra l'antica Baghdad sotto i bombardamenti. Basti considerare, appunto, oltre ai vari rappezzi e toppe varie che sono state messe, ma anche determinati lavori, penso dell'acquedotto pugliese, penso di Enel, gas e quant'altro, bene, rappezzi giustapposti e peraltro realizzati in maniera tutt'altro che a regola d'arte. Poi ovviamente piove e si creano gli avvallamenti, si crea un vero e proprio lago. Insomma, io mi domando, l'amministrazione comunale, nel momento in cui ha determinato, ha fatto una priorità di interventi, di strade da rifare, evidentemente si è dimenticato di questa zona di via Dalò Alfieri con via Diego Peluso e strade limitrofe. È proprio il caso di dire Cristo si è fermato a Eboli, ma evidentemente non si è fermato a via Dalò Alfieri e in via Diego Peluso. Beh, il cittadino paga le tasse e il cittadino pretende servizi. Assessore ai lavori pubblici, nonché vice sindaco Lo Noce, signor sindaco, in queste condizioni bisogna stare? È una vergogna.